Questo programma è presentato da Amici telespettatori, e la buona serata a tutti voi. Un nuovo capitolo vogliamo aprire con questo 60 News parlando d'estate. E giustamente come titolo abbiamo messo l'estate sta arrivando. E la domanda che sorge spontanea richiede pure una risposta. Ci stiamo preparando per essere protagonisti sotto questo sole di luglio ad agosto? Ad accogliere tanta gente che, da quel che si dice, vogliono popolare le nostre spiagge, vogliono visitare le nostre chiese, i nostri musei, i nostri tesori, coloro i quali che vogliono apprezzare le nostre montagne. Le nostre terre sono un paradiso incontaminato di bellezze che, se opportunamente sfruttate, producono quell'economia che noi andiamo sempre cercando. Ecco perché noi, vedete sul monitor insieme a me l'avvocato Femia, sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, insieme al quale viviamo la realtà di una terra omogenea, la Valle del Torbido, con una cultura che si snoda nel corso dei millenni senza soluzione di continuità, che racconta una propria storia senza andare alla ricerca di un qualcosa da prendere poi con i lumi della fantasia e vivere in una realtà iperurarica, direbbero coloro i quali vogliono arrampicarsi sugli specchi. E allora da quest'estate, e noi lo diciamo e ripetiamo quello che abbiamo posto negli anni passati, stiamo preparati. Siamo in grado di capire che cosa può proporre e produrre la bella stagione? E intanto una prima domanda sorge spontanea. Ecco perché la presenza di Geppone Mia, sindaco di Marina di Gioiosa Ionica. Quest'anno il suo paese è stato escluso dalla bandiera blu, una bandiera che noi accettiamo, non sappiamo come viene ad essere assegnata, qualcuno pone sotto la lente di ingrandimento, altri dicono che viene eseguito con un determinato curriculum, documenti su documenti, però molte volte sorge spontanea la domanda, tutto quel che si dice può essere posto come cartina di tornasole oppure vi è qualcosa che sfugge alla nostra umana attenzione? Eccoli, la Calabria, le terre o le coste che sono premiate con la bandiera blu. Marina ha una delle spiagge più belle di Calabria, lo dico io, perché per decenni e per decenni, fino a quando ero amante del mare, ho frequentato quelle spiagge e quelle pietruzze che solo in questa nostra zona e nel Marina di Gioiosa in particolare sono una delle prerogative. Non è soltanto quella sabbia appiccicosa che ti lascia quel sapore di salsedine, ma quelle pietruzze che sono ancora una caratteristica del tempo, quelle pietre che in secoli, andando su e giù, sbattendo nella battice, sono state levigate dalle forze della natura. Marina, perché con le sue bellezze e col suo mare, in quelle golfo, scrivevano gli antichi, dall'ampio seno, cioè proprio parlando di Torre Galea, l'ammirano, l'abbiamo ammirata, l'abbiamo rispettata, l'abbiamo fatta nostra, Geppo. E però non possiamo accettare alcuni principi che poi esulano da quei filoni generali, perché Marina merita il nostro rispetto, ma anche il rispetto di chi deve analizzare certe cose. E tu dici bene, io però devo dire innanzitutto congratulazioni a coloro i quali l'hanno conseguita, perché sono
nostri vicini sono... No, ma noi anche con loro sempre. Limitano con noi, per cui Roccella, Siderno, Caolonia, peraltro con Roccella, queste sono le cose interessanti, anche curiose, voglio dire, lo dico senza il sarcasmo, senza ironia. Con Roccella e Caolonia sta partendo un grande progetto che è in fase di realizzazione, che è il Caroma. Caolonia, Roccella, Marina, che è il prolungamento dei tre lungomari, ai quali speriamo presto si aggiunga anche Grotteria, di modo che poi si possa realizzare quella famosa pista ciclabile rimasta in chissà quali archivi, eccetera. E ci stupisce la cosa, ci lascia un attimo perplessi, anche perché, voglio dire, sì, e tu hai fatto riferimento giustamente alla bellezza della spiaggia, e io però ti richiamo alla bellezza e alla qualità del mare, delle acque del mare di Marina, giusto per la presenza dei cavallucci marini, degli ippocampi, che sono gli indicatori, al di là di ogni strumento anche iperspaziale che si può avere a disposizione, che attestano la pulizia, la bontà, la purezza delle acque del mare. Di recente il FLAG, che è una meritoria associazione che si interessa di ripopolamento marino e anche di tutela di ciò che di più prezioso vi è nel mare, ha elaborato e messo in atto un progetto, era presente anche Telemia al giorno dei festeggiamenti, e quando furono poste in opera sul fondo del mare queste attrezzature, che sono state anche brevettate, che sono dei grandi igloo bucati in cemento che resistono anche all'acqua marina e che sono di protezione per i cavallucci, perché impediscono alle reti a strascico di passare e portare via queste, perché noi di colonie ne abbiamo due, non una, due, dico ai signori che sono interessati a questo. Io non voglio fare polemiche con la FE, avranno avuto le loro ragioni, le leggeremo, cercheremo. Però noi che abbiamo vissuto una stagione diversa, la mia età, la mia infanzia, quando Marina non aveva nemmeno il lungomare, perché tu mi fai ritornare nella notte dei tempi, potremmo dire, a quelli che sono stati forse gli anni più belli della nostra infanzia. Marina, quando non aveva né lungomare e né lungo niente, però era più bella e più accattivante. Quando laggiù il fiume che divide Roccella con Marina, dove vi erano quegli alberi giganteschi di gelso, erano il punto di rivento e di riscontro, un momento di incontro e di scontro. Quando la spiaggia non era popolata, come direbbe José Ortega quando parla della ribellione delle masse, ma ha saputo anche con quel suo saggio anticipare i tempi, quando diceva le spiagge saranno popolate di bagnanti. E allora non era popolata di bagnanti. Vicino al torbido le vecchie paranze che producevano ricchezza, dobbiamo dire, le cassette di legno sopra la cabina di pilotaggio dove vi era il timone, la notte che partivano, però quelle barche, quelle paranze costituivano l'unico sistema dove tu potevi trovare un po' di ombra. Le spiagge erano deserte, oggi sono popolate, ma non è nostalgia la mia, per dire che siamo cresciuti molte volte in maniera anche selvaggia, non abbiamo lasciato che ci fosse tempo al tempo, però Marina rimane sempre quel punto di riferimento per i paesi dell'entroterra, oggi diremmo anche per quelli che stanno dietro Marina, certo, come dicono dalle loro parti. Ecco,
E poi vedremo pure, hai parlato del problema dei cavallucci marini, che puoi far vedere qualcosa. I cavallucci marini, quando io ero ragazzo, tu li potevi anche prendere con le mani, perché si arrivavano fin sulla spiaggia. Qualcuno che ci ascolta può apparire che le mie sono parole così, dette senza senso, no. I cavallucci marini vi erano a migliaia, sulla spiaggia si trovavano un'infinità. Poi, giustamente, come diceva il sindaco, le reti a strascico hanno distrutto tutto quello che doveva essere la fauna marina, certo. Tutto ciò che doveva essere un mondo che doveva ripopolare i nostri mari. Ma purtroppo il problema di un'economia che poi va a creare ulteriore forma di ricchezza ha distrutto anche quelle realtà del mare. Ma ritorniamo alla marina. E come marina diciamo anche altri paesi, di questa estate che sta per arrivare, è in grado di sopportare o si sta preparando per accogliere tanta gente che verrà sicuramente dalle nostre parti? Ma marina si sta preparando da... E poi, no, poi dobbiamo parlare pure della famosa bandiera blu. Da un po' sì, parleremo anche della bandiera blu, anche se non è il... È la cosa più interessante della quale, ma parliamone perché è importante, fa marketing la bandiera blu, voglio dire, ma noi abbiamo che ci fanno marketing i cavallucci marini, oltre che la nostra storia, quella delle paranze, quella del pesce azzurro che andava in Sicilia da Marina di Gioiosa, che andava nel Crotonese da Marina di Gioiosa, che ha contribuito anche alla nascita e alla crescita di un movimento commerciale importante, perché per mantenere il pesce c'era bisogno del ghiaccio e probabilmente a Marina c'era una delle poche industrie di ghiaccio che vi erano nella provincia di Reggio Calabria, che servivano proprio non solo per la gratta checca, poi le granite le facevamo diversamente, ne parlò anche Lombroso in un suo poco commendevole pamphlet che scrisse e dal titolo in Calabria, ma avremo modo di parlare anche di questo, che disse ottimo ed igienico l'uso delle granite. C'erano tantissime altre cose in Calabria, qualcuna l'hai già detta tu, c'erano i gelsi, c'erano i murari, non solo il gelso nero, diciamo il gelso nero, anche quello bianco per i più, ma laggiù non c'era lì a Barruca, no, a Barruca non c'era, c'era in qualche altra, non era molto diffuso, anche perché da lì poi il baco era, mi pare, non vorrei sbagliare, ecco, quello dorato, che è uno dei più pregiati che ci sia, dopo tutta la produzione, la preparazione della cosiddetta nutricata, del bozzolo che restava dentro l'uovo di seta, quello giallo, quello dorato, era il più prezioso insieme agli altri. Io le ricordo questo, ancora da noi c'è qualcuno che fa l'intera lavorazione del bacco da seta e poi la lavorazione anche al telaio delle splendide coperte che molti di noi hanno in casa e che io mi auguro possano costituire anche poi momento di professione, di lavoro, di creatività e quindi anche di ricchezza per i nostri giovani. Parleremo pure. C'erano i gelsomini, consentimi di andare avanti, e ci sono ancora i gelsomini che Marina c'erano e Marina nel suo piano di distribuzione dei beni confiscati alla malavita si sta preparando a bandire e a concedere in uso alle varie cooperative, alle varie associazioni di lavoratori, di giovani lavoratori della terra che vi vogliono partecipare, quindi con tutto ciò che consegue, non solo con i profumi proprio del gelsomino, che sono distanti e dalla zagara e dal pitosforo, che pur sono profumi
di notevole rilievo. Ma il Gelsomino qualche volta col Gelsomino, perché noi abbiamo realizzato in tempi passati, tempi non sospetti diremmo, un bel servizio dove mettevamo in evidenza un grande stabilimento, potremmo, per quel tempo, per la distillazione del Gelsomino. Ci siamo fatti guidare da Mimi Panetta, che era allora il fattore, il deus ex machina della distilleria Zamparelli, dove lì vi erano migliaia e migliaia di piante di gelsomino, dove lavoravano centinaia e centinaia di donne, bambini. Abbiamo voluto fare la storia, abbiamo visitato, grazie alla dottoressa Zamparelli e all'ingegnere De Martino, i loro stabilimenti in disuso, ma è un amore vederli, perché ancora la situazione è rimasta così come è stata loro lasciata. E io ricordo quando, scendendo dal paese, quando tu arrivavi nella zona di Santa Maria, un profumo inebriante che si espandeva per quelle zone circostanti ti lasciava, come si dice, ti faceva inebriare da quel profumo forte, ma anche piacevole. Ma parlando, parliamo di mare, dobbiamo parlare qualche volta pure della marineria, perché abbiamo anche documenti che attestano che lì vi erano delle stanze non soltanto per gli avventori, per coloro i quali dovevano utilizzare quello scaro, cioè quella realtà, molo, chiamiamolo, se così possiamo chiamarlo, per carico e scarico di quelle barche che dovevano essere di passaggio, ma più di una volta erano anche punto di riferimento e di ristoro per gli stessi marinai, quando al primo piano vi era anche la stanza principale riservata proprio a coloro i quali che dovevano essere alla salvaguardia delle coste. Questo lo dimostreremo con documenti alla mano, in quel seno piano, così come viene ad essere posto in qualche apprezzo del 1707, ma non è questo il discorso. Parlavi di Cavallucci Marini, anche tu sei stato lì presente. Facciamo andare dalla regia un pezzo che è stato poi estrapolato e nel telegiornale, uno dei tanti telegiornali di Telemia, è stato anche mandato in onda. Vediamo che cosa propone e qual è il ruolo che la Costa Gioiosana mette in evidenza per quel che riguarda proprio non soltanto la costa in sé, ma la tutela del cavalluccio marino, che è animato per secoli ed è stato il punto di riferimento per quella costa. Dalla regia possono partire le immagini. Francesco Aquino, vicepresidente del FLAG, oggi una conferenza stampa per illustrare un progetto ad ampio raggio che riguarda due comuni, Marina di Gioiosa, Rocciola Ionica, una rivalutazione soprattutto dei nostri frontali che a lungo termine porterà anche sviluppo turistico ed economico. Sì, esattamente, oggi presentiamo due progetti, amministrativamente e finanziariamente sono due progetti, ma poi nella sostanza è un unico progetto, uno che completa l'altro. Un primo progetto che riguarda l'installazione di barriere di ripopolamento nel litorale del comune di Rocciola Ionica, e poi il secondo progetto che riguarda sempre l'installazione delle barriere di ripopolamento, ma a salvaguardia di un'importante colonia di cavallucci marini presente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica. Stefania Giglio, oggi commentiamo soprattutto una conferenza stampa per descrivere ai tanti, a chi magari non lo conoscesse, un progetto ad ampio raggio riguardo i nostri fondali, soprattutto che porteranno uno sviluppo economico anche produttivo per il territorio. Il progetto consiste nell'inserimento sott'acqua di una batimetria più o meno a una profondità tra i 20 e i 40 metri barriere di calcestruzzo Sea Friendly, che è un calcestruzzo poroso che serve proprio per l'attecchimento di determinati organismi marini che sono normalmente nella colonna d'acqua, ma che sono impossibilitati ad attecchirsi proprio perché manca il substrato duro. Ovviamente da questo e dalla copertura che ci sarà poi in futuro, monitorata sempre dai biologi marini, si avvicineranno diverse specie. Dottore Pisano, la regione parte attiva e soprattutto di supporto e di un sistema, soprattutto di un progetto a largo raggio dei fondali
che porterebbero sviluppo, potranno portare sviluppo anche non soltanto dell'ecosistema, ma anche sviluppo turistico ed economico per il territorio. È quello che ci proponiamo assieme alla sostenibilità dell'ambiente, che è l'elemento cardine di questa iniziativa. L'iniziativa che è stata fortemente voluta dalla parte tecnica, parlo della direzione del dottor Giovinazzo, anche del dirigente Zito, ma è stata fortemente voluta anche dalla politica, che ha implementato i fondi che erano a disposizione. La misura 1.40 investe il 20% circa dei fondi totali disponibili per la pesca in Calabria, parlo di 6 milioni di euro circa, è una somma abbastanza importante. Investe su 10 siti, 9 siti di questi sono a protezione delle aree marine protette. Si evita lo strascico, si favorisce il ripopolamento. Il sito, quello che oggi siamo qui a inaugurare, tra virgolette, è un sito non area marina protetta, ma di grande interesse naturalistico. Pensiamo ai cavallucci marini e a quant'altro. Ripopolamento e antistrascico, questa è la funzione dei reef che sono posizionati. Sindaco, Marina di Gioiosa e Roccialla uniti, quindi non solo in un futuro lungomare, ma anche nella protezione e nel supporto dell'ecosistema marino. Assolutamente sì, ed è qualcosa che andava fatta e che sicuramente per il futuro ci darà grandi soddisfazioni. Proteggerà il nostro mare, lo farà ripopolare, ci ricrescerà soprattutto la fauna e anche il pescato, tutto quello che popolava il nostro mare, che da un po' di tempo non c'è più per il fenomeno della pesca purtroppo a strascico, che viene praticato con grande disinvoltura. Di promozione turistica, perché di rivalutazione e soprattutto di incrementare un ecosistema dell'ippocampo. Certo, perché a Marina e anche nella parte che riguarda Roccella, vicino al cosiddetto vallone fondo che noi abbiamo e che dovremmo valorizzare sempre di più, ci sono gli ippocampi, ci sono i cavallucci marini, abbiamo due colonie che insieme a Soverato sono le uniche di tutta la costa ionica e credo anche di quella tirrenica. E come sapete è stato finanziato anche il nuovo lungomare che unirà Marina di Gioiosa, Roccella e Caulonia, quindi questo sviluppo orizzontale sia dei rapporti sia ovviamente delle infrastrutture è un tema sul quale stiamo lavorando tanto. Nel progetto nello specifico credo porterà con sé grandi prospettive di sviluppo per gli appassionati della pesca e si inserisce in quel concetto di turismo sostenibile sul quale stiamo lavorando da tempo noi e sul quale sta lavorando anche Marina di Gioiosa. Ovviamente un ringraziamento a Flag Ionio 2 che ha fortemente voluto questo progetto qui a Roccella, che è stato reso possibile anche perché c'è un'infrastruttura portuale, anche e soprattutto perché c'è un'infrastruttura portuale che ha consentito l'esecuzione dei lavori. Siamo rientrati in studio, ecco, Gioiosa Marina, il Cavalluccio Marina, un'oasi che vorrebbero gli studiosi che venisse a essere considerata area protetta. E allora vi rimando, faremo delle riflessioni riprendendo il discorso che abbiamo fatto prima di mandare in onda il servizio. Se Gioiosa Marina dispone di un fondale che richiede addirittura le prerogative, o ha le prerogative, perché venga ad essere considerata area protetta, a maggior ragione avrebbe dovuto, e senza nulla togliere, spieghiamoci, altrimenti ci faremo dei nemici, Siderno, Roccella e Caulonia, tutti amici, i colleghi che gestiscono paesi grossi a livello di paesi rivieraschi, però poi vi è un salto tra Siderno e Roccella, ma nello stesso tempo a Gioiosa si parla di area protetta di oasi marina. A questo punto non stride il discorso bandiere blu, facendo un sistema di un salto voltaico da Siderno a Roccella ed escludendo Marina.
obiettivamente parlando si intende, senza nulla togliere a quelle che sono le prerogative delle altre cittadine, perle dello Ionio. Ma io rinnovo le congratulazioni e gli auguri agli amici di Caolonia, di Roccella e di Siderno, però certamente la FE attese queste considerazioni, un triplo carpiato con doppio avvitamento lo ha fatto, ma non ci riguarda, l'importante è che la fascia tra la fine al cosiddetto pallone fondo, che tu ben conosci, che è il confine tra noi e Roccella, l'inizio poi di Roccella, di Siderno, ci sono pochi chilometri di mare, quindi il mare pulito, quello di Roccella, pulito quello di Gorotteria che c'è nel mezzo, va anche ricordato, anche se è un piccolo tratto di Siderno, il mare è pulito per tutti, peraltro noi abbiamo, come anche gli altri comuni amici, abbellito il nostro lungomare, tra un po' avrete modo di godere di una piazza meravigliosa alla fine del lungomare lato sud, che è un grande anfiteatro con rappresentata al centro, purtroppo, di una barca spezzata, che ha una capienza di gente seduta, che può assistere a spettacoli, che è tra i 3.500 e 5.000 persone. A fianco ha peraltro un bellissimo spazio verde, per cui siamo pronti anche da questo punto di vista ad accogliere con la nostra spiaggia le nostre acque pulitissime, attestate dai Cavallucci, due colonie diverse di Cavallucci, i turisti che verranno a farci vista, incuriositi anche da questo, e coloro i quali hanno tante seconde case a Marina, perché è bene ricordare che Marina raddoppia la propria popolazione, sono stati momenti in cui è stata anche triplicata nel periodo estivo, con un depuratore di altissima qualità che la Goletta Verde ha sempre riconosciuto come tra i migliori della costa ionica reggina, insieme a quello di, non vorrei sbagliare, di Melito, di Pellaro e a qualcun altro, e basta, e non l'altro. E Marina dice: il bagno lo potete fare tranquillamente a Marina di Giosa. Io vorrei ricordare che alla Foce del Torbido, se si scava anche in tutta la battigia acqua dolce, non finire, c'è, questo me lo puoi confermare anche tu, ad appena 10-20 centimetri c'è l'acqua dolce. Dove andavano ed era popolata da cefali? Sì, dagli avanotti dei cefali, dei cosiddetti curunegli, che erano gli avanotti dei cefali, che si stanno rivedendo, quindi qualcosa che è un indicatore di grande, dico, un sintomo di grande freschezza, pulizia del mare, non solo di Marina, ma anche di chi è posto a destra e di chi è posto a sinistra, quindi di Grotteria, Siderno e Roccella è fuori discussione. Quindi, ma io dico, questa ancora... interruzione della bandiera blu è fatto che ci sorprende, ma della quale preferirei non parlare, perché sembra una polemica, non vorrei si innestasse una polemica sterile su questo fatto. Avrà avuto delle ragioni che ci saranno comunicate, probabilmente abbiamo sbagliato in qualcosa, che è anche possibile, ma è cosa che più di tanto non ci interessa. Io perché dico certe cose? Perché sono convinto, sembra strano,
che del territorio noi diremmo oggi di Marina di Gioiosa Ionica e anche sul confine con quello di Roccella noi sappiamo poco o niente. In che senso? Io sono convinto di una cosa, che nella zona romano Stracuso e per più che altro anche nei confini comunali tra Marina e Roccella vi siano stati insediamenti romani non indifferenti. Io andai, anzi invitai una volta, la dottoressa D'Agostino che era il responsabile della zona di Locri per quel che riguarda l'area archeologica, perché io sono certo che proprio in quella zona ci sia stata o ci sono ancora i resti di una grandiosa villa romana. Siamo andati con Paolo Visonà, che mi onora della sua amicizia, dove continuamente ci mandiamo messaggi e sappiamo, io so che cosa avviene in quel del Kentucky. Lui ascolta e mi pone e mi dà suggerimenti per altre cose, come credo che sia stato il primo ad aver avuto la copia degli atti dell'Accademia di Lincei per quanto riguarda l'ultima campagna di scavo a Monte Palazzi. Lì vi era una grande villa romana, nessuno ha mai voluto mettere mano anche a saggi di scavi. Quella zona tra Marina e Roccella e poi anche l'Interland lì di Romano è ricca di insediamenti romani, può piacere come non può piacere, ma noi disponiamo di mattoni con marchiati che provengono da quella zona, dove il piccone dell'archeologo ha messo mano, sono venuti fuori alla luce interessanti reperti e sono la testimonianza, la fonte per antonomasia che può indicare e può esprimere principi su cui si basa anche la credibilità di un'intera realtà storica. Ma al di là di queste cose, io sono certo che su Marina, sulla Valle del Torbio, senza nulla togliere a quelle che sono le prerogative degli altri centri, vi è una realtà di per sé che può essere accattivante, un mare ed una montagna che si possono percorrere e ripercorrere come se niente fosse, una strada a scorrimento veloce che ti offre l'opportunità di poter visitare così, su due piedi, due mondi diversi ma che costituiscono un tutt'uno. I percorsi religiosi, la pietà popolare, la religiosità popolare, le acque incontaminate, le nostre montagne che racchiudono bellezze recondite, la colpa è dell'uomo, acque pure e cristalline, dicevo colpa dell'uomo che non sa mettere mano, è di una politica regionale e nazionale assente a questi fenomeni di sviluppo, perché va sempre alla ricerca di un qualcosa che sia come un messaggio da lanciare, come se qui fossimo tutti gente da civilizzare, perché fa comodo a tanti mettere in moto le negatività del nostro territorio. Non voglio esprimere, perché ho già parlato a lungo e largo, come dicevo l'altro giorno con Vincenzo Maesano, anziché mi riferisco principalmente ai CIS, quei progetti che dovevano garantire una realtà di sviluppo civile, ma che noi siamo andati a estrapolare delle terminologie come se fossimo gente da civilizzare ancora, e non ci siamo resi conto che noi non siamo ancora da mettere, come si dice, da farci risollevare da un punto di vista morale e civile, perché abbiamo una cultura che è insita nel mondo antico che siamo in grado di esportare. Capire la bontà che esiste nelle nostre comunità locali e che non dobbiamo essere sempre oggetto di negatività esportate su tutti la stampa e telegiornali e televisioni nazionali.
capire chi siamo, da dove veniamo e come ci possiamo proporre all'attenzione di chi ci ascolta, ma principalmente che da qui possono partire nuovi messaggi. Siamo in grado, in buona sostanza, in ceppo, di far capire che vi è tanta civiltà dalle nostre parti e che non siamo secondi a nessuno. A me dà fastidio quando, sfogliando un giornale, sempre vediamo aspetti negativi, ma mai qualcuno che abbia detto qualcosa di positivo per quel che ci riguarda. E tu tocchi argomenti importanti che vanno... Mi riferisco però di quest'estate che sta arrivando. In quest'estate che sta arrivando stiamo già preparando il canovaccio di un importante agosto, soprattutto marinodo di Marileggiosa. Il nostro agosto sarà ricco di avvenimenti che privilegerà soprattutto il mondo giovanile, i giovani artisti, il teatro, la musica, anche importante. E non solo, proprio per dire come questa terra sia una terra, proprio per ciò che ha espresso e esprime, una terra dove l'humus culturale è in grado di produrre uomini di statura nazionale ed internazionale. Tra i 40 e i 50 anni, io per tutti voglio ricordare Pier Paolo Bombardieri, che è segretario nazionale della UIL, c'è anche Sbarra che delle nostre parti. Ma la cosa, se ti interrompo, credo che mai nella storia sindacale italiana si sia verificato due segretari generali che vivono, anzi tra comuni limitrofi, perché noi abita qui a Rocella, nello spazio di quanto? Di un tiro di fucile o nemmeno? Neanche. E quindi vuol dire che l'humus di questa terra è buono, non c'è solo per Paolo Bombardieri, c'è Antonio Agostini che è giornalista qualificato. E la sorella Enrica Agostini, poi c'è anche Tommaso L'Abbate, ce ne sono altri, qualcuno mi è anche vicino in parentela che riveste delle cariche importanti all'interno dell'ONU. Abbiamo anche qualcuno che è un importante funzionario di un gruppo televisivo che è Sky. Stai dimenticando il migliore. Il direttore, cioè però, il direttore della e il responsabile dei rapporti istituzionali di Sky. Io mi riferisco a livello di ciò che proviene pure dal mondo della televisione. Ma è quello che secondo me io metterei non dopo in via di, ma dico, noi abbiamo questi che sono poco conosciuti, lui è conosciuto perché del calcio si parla sempre, mentre di loro si parla poco. Io me ne sto dimenticando qualcuno, c'è anche qualcun altro che porta il mio cognome, che è un personaggio importante, è un ingegnere di Marileggiosa ai vertici delle ferrovie dello Stato, giovane tra i 40 e i 50 anni. Per cui a Marileggiosa, come anche a Rocella e a Siderno, si produce non solo il fenomeno molto enfatizzato, per la verità, malavitoso che qualcuno usa per scrivere e pubblicare le proprie riflessioni sul nostro ambiente, ma poi si sviluppano, ma parliamo in positivo, anche soggetti che positivamente hanno studiato ai licei di Locri, nelle scuole di Rocella, quindi che hanno vissuto e vivono nel nostro territorio, perché appena possono ci tornano. E c'è poi anche Rocco Commisso, che dir si voglia, che è il presidente della Fiorentina. E ripeto, c'è qualcun altro di cui mi sfugge il nome, me ne scuso, ma c'è soprattutto nella fascia che va dai 40 ai 50 anni un gruppo di dirigenti, di classe dirigente ad altissimi livelli, di cui dobbiamo essere
orgogliosi e che dobbiamo indicare ai giovani che stanno crescendo quale esempio da seguire. Quindi vuol dire che ciò che c'è è buono, che l'humus, ecco, io preferisco è fuori dubbio che il terreno e poi che allora di conseguenza mutuando quel passo evangelico dove vi è un buon terreno e lavorato bene, le piante crescono e diventano poi vigorose e producono buoni frutti. Certamente. Io voglio dire, non per perché è giusto, ognuno poi parlerà per sé, che nonostante le situazioni della nostra pubblica amministrazione, noi abbiamo anche ottimi funzionari nei nostri comuni, tanto vituperati, a volte tanto martoriati, perché i finanziamenti arrivano in ritardo, anche le notizie, ma già Marina ha messo a terra quasi 15 milioni, oltre quelli già messi, di euro di lavori con il PNRR e tanti altri ne metterà. Quindi alcuni sono già finiti, quindi faranno parte. Un'altra cosa, patrimonio turistico di questa estate che sta arrivando. Noi l'abbiamo detto ogni estate, ma a più riprese, come lo riprenderemo questo argomento a più riprese. Non sarebbe opportuno che anche le agenzie, le Proloco e tutto ciò che ruota intorno alle singole realtà comunali prevedano e provvedano da non fare un accumulo di manifestazioni su manifestazioni che spesso ledono quello del comune vicino, ma di coordinare le attività al fine di poter dare maggiore supporto a chi viene dalle nostre parti, ma nello stesso tempo di poter dare ed offrire, non in simultanea ma con una parsimonia di vedute, in modo tale da non farsi concorrenza. In buona sostanza, che Marina provveda e proceda di comune accordo, dico Marina per dire un altro comune, si intende, perché noi parlando col sindaco di Marina noi li prendiamo come punto di riferimento di Gioiosa. Io direi a livello di piccola entità di non farsi la guerra a vicenda, ossia riuscire a capire quelli che sono i movimenti o i flussi turistici o quelli che sono gli interessi di chi viene dalle nostre parti, saperli spalmare, saperli coordinare in modo tale che ci possa essere un'ampiezza di veduta con una grande capacità di interventi. A questo che dici dovrebbe essere uno dei momenti essenziali, principali di questo nostro stare insieme, di questo nostro fare comunità senza invidie, senza imitare l'uno l'altro. Lì c'è stato a Roccella c'è stato il fenomeno Jovanotti, dico sì. Jovanotti, ecco, facciamo a Marina la stessa cosa. No, noi dobbiamo fare altre cose che non siano quelle che sta facendo Roccella, di modo da dare a coloro i quali frequentano le nostre, hanno scelto le nostre zone, perché le distanze ormai non esistono. Non esistono più, e laddove possano costituire momento di handicap, colmarle, servizi di piccoli autobus, un servizio di logistica e di trasporto importanti, ecco, molto, molto legati, può essere e deve essere importante per tutti. Tu dicevi poc'anzi, noi abbiamo una situazione orografica favorevolissima, per cui tu puoi vedere i cavallucci marini alle 11 del mattino, pare che sia meglio vederli la sera, si vedono di più la sera, perché la sera escono e subito dopo essere in alta montagna. In alta montagna, voglio dire, sentire il profumo delle fragole, se la giornata è anche positiva, sentire il farsi una camminata e imbattersi in qualche colonia di porcini
di profumi e di sapori assolutamente ineguagliabili, voglio dire, anche la nostra cultura enogastronomica è cresciuta, è ben conosciuta e ben stimata, abbiamo locali stellati, anche quelli non stellati offrono un panorama. Cioè io dico principalmente di non scimmiettare delle cose che provengono da altre realtà, che non hanno niente a che spartire con la nostra gastronomia, con la nostra cultura, con i nostri modo di vestire, di operare, di agire. Cioè andare e proporre la nostra identità, che non è seconda a nessuno, e saper proporre o presentare quelli che sono gli elementi cardini delle nostre realtà territoriali, che è una grande ricchezza, e queste realtà saperle sfruttare a pieno regime e capire che non si tratta soltanto di un investimento di circostanza o che deve essere insito in quella piccola realtà o in quel piccolo lasso di tempo, ma capire che noi dobbiamo lavorare, proporre qualcosa di nuovo, di diverso, ma che si possa proiettare anche nel futuro. Certamente. Cioè, se noi non investiamo su quello che avverrà domani, noi non faremo altro che fare un danno non agli altri, ma a noi stessi. Stiamo parlando di mare e montagna. Pensa a mangiare un buon piatto di acciughe ripiene, magari accompagnato o preceduto da una ammollicata o una tortiera di pesce azzurro o una frittura di fragaglia con il trigliozzo, e poi la sera o viceversa a mezzogiorno essere in montagna e gustare una, che pochi ricordano e pochi fanno, un piatto di peperoni, patate e funghi e fritti messi in centrale, e con ognuno che mette la forchetta in quel piatto. Questo, io ritengo, no, diciamo che questa era una volta il cibo dei poveri, però si sta riscoprendo pure la cucina di altri tempi, che non è stellata, ma che tutti vorrebbero avvicinarsi. Certo, con grande appetito. Cioè, ecco, riscoprire quel mondo che ha fatto grande la civiltà contadina ed artigiana, e capire quelli che sono i sapori che sicuramente oggi difficilmente si riescono a sentire, a percepire, ma non dico suoni, rumori e altre cose che con i nostri sensi percepiamo, ma che dobbiamo effettivamente essere anche preparati a questo nuovo stile di vita, anzi ad un ritorno a quegli stili di vita che hanno caratterizzato la vita dei nostri padri. Dimenticavo fagiolini e patate. Patate, voglio dire, è un piatto semplice di grandissimo gusto e di grandissima qualità, voglio dire che ben può andare oltre i confini delle nostre terre. Come si Amici dava? Telespettatori, abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato molto. Io penso alquanto prima di invitare pure Geppo Femia in questo studio, però prima voglio andare con lui a Torre Galea per raccontare la mia storia con quella torre e farvi capire che cosa ha rappresentato nel passato, cercando di smussare quelle che sono le fantasie di casa nostra, per raccontare una storia, per raccontare quella marina. Ma dobbiamo pure raccontare qualche volta, come abbiamo fatto nel passato con gli amici di Roccella, con Guarneri e con l'altro ospite, con Totò Simone, la marineria di Roccella. Anche Maria di Gioiosa ha avuto una grande marineria, ha avuto attraverso quest'uomo di mare una grande entità
economica, che hanno riuscito quei pescatori a creare le premesse per mandare i figli a scuola, ma anche per creare opportune ricchezze. Tu che pensi, Geppo? Ma è assolutamente da fare ed è assolutamente vero quello che dici, perché come all'inizio si diceva, quando uscivano le lampare che accompagnavano la paranza, che era la barca principale, tornavano al mattino, poi alle prime ore del mattino, prima ancora che sorgesse il sole, con migliaia di cassette che allora facevano 13 kg, non 9 kg come ora, 13 kg di pesce. Ma erano di legno quelle cassette? Erano di legno, ma io parlo di quanto ci entrava di pulito di pesce e di quante ricchezze producessero per tutti, per coloro i quali da pescatori partecipavano alla pesca, per gli armatori, per appunto i produttori di ghiaccio, per coloro i quali trasportavano poi il pescato fino in Sicilia, fino anche in Puglia. E nei paesi interni attendevano che dalla marina qualcuno salisse, non con pesce prelibato si intende, ma nemmeno le alici a quel tempo venivano ad essere portate, ma più che altro vope, sarde e altri pesce di poca qualità, perché come diceva il professore Falcone, il carissimo amico che oggi vive nel mondo di Giusti, dice: i merluzzi, le cipolle dovevano soltanto animare le mense delle famiglie per bene, non erano ad altri indicati, perché dicono che non sapevano gustarle. Sì, si perdevano comunque un gran gusto, perché non c'è dubbio che il pesce azzurro, unitamente ad altri che ho nominato, ad esempio una frittura di trigliozzo pescato da poco con un peperoncino rosso fritto insieme allo stesso, non c'è oggi anche merluzzo che valga. Sì, ma oggi anche quel tipo di pesce, e specialmente quando tu parli di quelle piccole vope, ma addirittura molte volte piccole triglie erano un qualcosa di unico. E lui, Geppo, ci fa ritornare con la memoria del tempo, ecco, anche con l'acquolina in bocca. Amici diretti spettatori, andando oltre forse potremmo anche deviarvi, ma noi ritorneremo e raccontiamo questa nostra estate, l'estate dei nostri paesi, come si propongono, come intendo viverla e come principalmente le nostre comunità vengono ad essere animate, perché anche per loro l'estate è un qualcosa che ci appartiene e appartiene a tutte quelle che sono le nostre realtà locali. Io, se mi consenti, vorrei ringraziare proprio in questo contesto il FLAG, che si è reso portatore di questa iniziativa economicamente anche importante, che serve a ripopolare di questi pesci, di questa fauna marina, oltre che della flora che è scomparsa ma che dovrebbe tornare, pare che cominci a ritornare, che governava e che potrebbe anche essere utilizzata, che veniva utilizzata anche per essere mangiata, venivano fatte anche la fauna marina consiste pure di poter avere un prodotto di qualità e rapportato a seconda della zona acquista una propria connotazione e determinazione. Certamente. Ci concediamo da voi, vi ringraziamo per la vostra cortese visione, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi e vi auguriamo una buona serata a tutti. Grazie a tutti voi, buonasera. Questo programma è presentato da...